calcolato che un pensionato costa mediamente allo Stato 150 milioni l'anno, l'INPS si era trasformata a votazione segreta della Gran Loggia da Istituto Nazionale Previdenza Sociale in Istituto Neutralizzazione Parassiti Sociali. E preventivando un risparmio di almeno 2 miliardi per ogni gruppo di 30, organizzava viaggi agevolati senza ritorno. Venga il ragazzi, dai, ti fantozzi, ma cosa combina? Gli aeromobili! Eccolo qui, vieni qua. Hanno già decollato! Ma cosa sei, scema? Siamo ancora sul pullman! Che caldo, porca miseria! Me la tieni la giacca? Sì. Ecco l'aereo! Eccolo qua! Dove? Eccolo qua, nostro! Bello bianco, sì, è bello, è aggressivo, bello, No. Qui, sì, no, qui. Ah, deve essere questo lì, senz'altro. Ecco, qui in giù, guardi. Non ci sono dubbi. Forse che... questo bimoto. È un bimoto? Sì, beh, adesso. Oh, guarda che sono finiti gli aeroplani, sa? È finito pure l'aeroporto. Ma che siamo, su una strada qui? Ma che... come si giustifica, scusi? Non si giustifica, un disguido, un contrattempo, uno sciopero improvviso, in comas. Pazienza, tanto per aria, per terra, e se è la stessa cosa, sarà comunque un viaggio bellissimo. Un bel viaggio. Dopo 18 ore di viaggio, per irrinunciabili esigenze fisiologiche, Fantozzi era devastato da dolori tipo parto e rischiava un'esplosione vergognosa. Filini, dorme? No, consulto la mappa. La mappa? Che c'è? Dove siamo? Ah, siamo esattamente qui. Malta? Filini, senta, per mi sa dire dov'è la ritirata? La ritirata? Cos'è la ritirata? Il cesso! La toilette vuol dire? Beh, lo chiede a me, lo chiede all'autista, dice il citofono, lo chiami e... Pronto? Contante? Stavo dormendo. Senta, perché è 18 ore che non facciamo una sostina, No, non è per me, è per un anziano che ha gravissimi problemi irrinunciabili di incontinenza! Sì, grazie, molto male. Pina! Fanno fermare l'aereo! Fermata all'uscita della galleria. Permesso, mi facci passare. Si tolse la porta? Fantozzi, che fanno? Scende? No, io sto bene, io mi sono completamente pisciato. No, voglio dire, io sto ok così. Anzi, se c'è qualche anziano poveraccio che vuole approfittare della sosta. Ah, prego, secondo. Prego. Respiri, senta che aria la campagna. Bella. Niente. Ma quanto tempo ci mettono? Il tempo che è necessario. Non sarà successo qualcosa a mio Giacomo? No. Ma che vuole che sia successo? Arrivate a cercare io, va. Questo. C'è? Un po' di traffico c'è. Io intanto mi preparo a fare una bella fotografia a questo veramente spettacolo, veramente. Mi perdoni, c'è? Ho una sensazione molto spiacevole. Dica. Guardi, quello lì non è per caso il geometra Boschini. Quello lì messo sul cofano, insomma, spiaccicato contro il cofano. Mi pare. Ma come? Guardi, il giuro, è lui. È lui? Sì. Allora distraghi la moglie. La vedo, la moglie. Ma non facci il pignolo, Fantozzi.
Allegria! La biondina in giondo è